Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa seconda edizione del webinar sulla gestione contabile dei fondi PNRR dedicati alla trasformazione digitale. Siamo all'interno di un ciclo di appuntamenti che già guardano la fase attuativa delle misure PNRR della missione 1, componente 1. Siamo dentro un percorso di accompagnamento che ANCE e IFEL hanno già attivato in collaborazione stretta con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che appunto, dopo essersi concentrata sulla presentazione e l'informazione relativa alla partecipazione degli avvisi, sta adesso pian piano spostandosi sugli aspetti legati ovviamente all'attuazione. Abbiamo avuto già due appuntamenti molto partecipati, poi il collega Giampiero Zaffi Borgetti vi darà i numeri esatti di partecipazione, appunto il primo sulla gestione contabile, il secondo sugli appalti. Vi anticipo che probabilmente già ripeteremo una seconda edizione anche di questo sugli appalti, ma in generale nei prossimi mesi faremo altri appuntamenti di approfondimento su temi che man mano emergeranno e ci verranno indicati da voi stessi, dai comuni, come prioritari per la fase attuativa. Noi siamo ovviamente in una fase continua di ascolto rispetto a quelle che sono le esigenze degli enti locali sull'attuazione, in particolare diciamo in questo ambito della trasformazione digitale. Col Dipartimento per la trasformazione digitale stiamo definendo modalità ancora più operative, diciamo, e che ci potranno accompagnare fino alla fine del periodo di vigenza del PNRR, proprio per far sì che ogni aspetto possa essere approfondito e i comuni possano comunque trovare appunto nel sistema ANCI delle risposte e una sponda anche per far emergere quelle che sono eventuali criticità in fase attuativa, che noi ovviamente cercheremo poi di portare all'attenzione del Dipartimento per trovare una risoluzione. Siamo in una fase in cui appunto alcuni comuni che hanno già ricevuto dei crediti di finanziamento si stanno già occupando della fase attuativa, in particolare sulla parte di individuazione dei fornitori. Altri comuni stanno ancora aspettando i risultati della partecipazione agli avvisi. Ci sono altre procedure aperte, un'altra se ne prega breve. Siamo in una fase ovviamente molto dinamica in cui c'è molta pressione sulle amministrazioni comunali su questo aspetto. È un'occasione molto importante. Diciamo, tutto il sistema sta facendo uno sforzo affinché i risultati che sono il PNRR, ma che sono appunto risultati che poi consentiranno a tutte le amministrazioni di operare al meglio in ottica di fornitura di servizi a cittadini e imprese, possono appunto essere raggiunti. Io non rubo più tempo, vi saluto, vi auguro un buon webinar e lascio la parola a Chiara Danio del Dipartimento della trasformazione digitale. Grazie. Grazie mille Mauro Savini, grazie mille ad ANCI e a IFEL per essere accanto al Dipartimento, ai comuni italiani in questa fase straordinaria che è la fase dell'attuazione. Un benvenuto ai comuni che erano già presenti la scorsa volta e che magari ci seguono oggi per vedere la risposta ad alcuni quesiti che avevano posto e naturalmente invece ai comuni che non erano riusciti a partecipare al primo appuntamento e che ci seguono oggi. Noi sappiamo che, come anticipava già Mauro, l'adesione da parte dei comuni al PNRR, in particolare alla missione 1, è stata davvero eccezionale. Oggi abbiamo il 99% dei comuni che si sono registrati sulla piattaforma Pia Digitale 2026, quindi un numero davvero eccezionale e incredibile. E un altro numero eccezionale è il dato di quanti hanno inviato almeno una candidatura, che è il 95% dei comuni. Quindi, diciamo, la fase dell'adesione agli avvisi è stata una fase straordinaria. Oggi, appunto, con ANCE e con IFEL ci
Ci accingiamo a sostenere e accompagnare i comuni anche in questa fase molto, molto delicata e molto sfidante, che è poi quello di realizzare i progetti e quindi di completare tutti, e di completare tutte le attività. Per questo davvero ancora grazie, perché è per noi un'occasione molto importante per dare alcuni strumenti, alcune suggestioni ai comuni che si trovano a realizzare i progetti oggetto degli avvisi a cui si sono candidati. Questo webinar non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo, altri ne seguiranno sempre più specifici per la fase in cui ci troveremo e anche rispetto ai quesiti che ci verranno posti. Quello del webinar è uno strumento che aiuta la partecipazione simultanea di più enti. Ricordiamo però che sono presenti sul territorio delle squadre territoriali che hanno proprio il compito, da un lato l'helpdesk, che risponde sulla piattaforma Pia Digitale 2026 ogni quesito. Quindi anche oggi, se il vostro quesito non riesce ad avere una risposta per limiti di tempo, non esitate a scrivere alla nostra piattaforma e vi sarà data una risposta. Dall'altro lato abbiamo anche delle squadre territoriali e io adesso vi faccio vedere molto rapidamente i riferimenti che risponde a che è fatto invece, queste squadre territoriali hanno proprio il compito di accompagnare i comuni e i territori dalla candidatura, insomma, tutto all'implementazione e fino alla rendicontazione. Abbiamo più di 185 persone a supporto degli enti, quindi dedicate all'execution alla fase di esecuzione del PNRR. Quindi se volete avere un supporto e volete avere un contatto con queste squadre territoriali, queste sono le mail. E assolutamente fate riferimento alle persone che del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale sono a vostra disposizione. Non rubo altro tempo, passo la parola a Gian Piero Zaffi Borgetti di IFEL e vi ringrazio. Grazie mille Chiara, grazie a tutti. Per rimanere sui numeri, Chiara ha esibito, diciamo, dei numeri importanti, il che testimonia, diciamo, la partecipazione dei comuni, il fatto che i comuni accettano la sfida della trasformazione digitale. E per rimanere in tema di numeri, mi fa piacere evidenziare come questo ciclo di webinar che abbiamo organizzato con ANCI e con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sortisce anch'esso dei numeri significativi. Nella prima edizione di questo stesso webinar, quindi quello dedicato agli aspetti contabili legati agli avvisi DTD, il numero dei partecipanti è stato 891, mentre 786, quindi comunque molto alto, è il numero dei partecipanti al secondo webinar, che è quello dedicato agli aspetti legati alle procedure di affidamento. In questo momento i comuni collegati sono circa 800, quindi si rimane sempre su numeri davvero molto alti. È in cantiere l'organizzazione di un terzo webinar come riedizione del secondo dedicato agli appalti. In questo webinar tratteremo in maniera più approfondita gli stessi argomenti trattati nel primo, ma appunto in maniera più approfondita e con una consapevolezza diversa, sia da parte nostra che da parte vostra. In particolare si risponderà a numerosi quesiti arrivati in merito alla partecipazione agli avvisi da parte delle unioni e dei comuni appartenenti alle unioni di comuni. Sul tema c'è un dialogo aperto con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare su alcuni aspetti legati alla partecipazione dei comuni delle unioni all'avviso PagoPA relativo alla misura 1.4.3. Ma devo dire che il dialogo aperto con il Dipartimento è un po' su tutto, sull'andamento di questi avvisi e sugli aspetti attuativi a cui diciamo, tutti teniamo. Si parlerà di vari aspetti legati evidentemente alle questioni contabili.
Per esempio, un tema che ancora viene sollevato giustamente da numerosi comuni ai quali abbiamo dato risposta nello scorso webinar e la daremo anche in questo in maniera più approfondita, è quello della è la questione delle anticipazioni di cassa e di competenza. Che risposta daremo? Daremo una risposta conseguente allo scenario che si presenta, la darà Nicola Rebecchi, sarà una risposta che terrà conto dell'articolo 15,4 del DL 77 del 2021, che è quello che consente agli enti di poter accertare l'entrata senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, imputandola però agli esercizi di esigibilità. Dovrà tener conto la risposta del fatto che gli avvisi sono basati sul metodo lump sum, quindi sul rimborso forfettario, e che il momento di verifica del raggiungimento del risultato è quello che effettivamente poi conta ai fini dell'erogazione del contributo. Conterà poi tutto il quadro normativo ordinario. La risposta però arriverà tra poco. E un ringraziamento infine volevo farlo alla Ragioneria Generale dello Stato, che ha manifestato una grande disponibilità a chiarire alcuni dubbi che noi stessi avevamo. Quindi grazie alla Ragioneria Generale dello Stato per gli elementi di chiarezza che ha apportato. Rimane evidente che eventuali confusioni, eventuali ambiguità, eventuali temi rimarranno da chiarire, sono di responsabilità nostra, di IFEL Fondazione ANCI. E non mi prolungo ulteriormente e cedo la parola a Nicola Rebecchi per la sua relazione. Grazie Gian Piero, grazie anche a chi mi ha preceduto, a Mauro e Chiara. E andrei velocemente a condividere lo schermo. Il webinar è breve e quindi abbiamo tempo naturalmente limitato, come è giusto che sia, anche perché il presupposto è mantenere, diciamo, una certa efficacia anche comunicativa. E naturalmente, come Chiara ci ha detto, il Dipartimento PA Digitale sono naturalmente poi sempre operativi sulle risposte dei comuni. Ecco, insomma, naturalmente noi non ci sostituiamo da questo punto di vista, ma integriamo con specificità, ecco, relative ai comuni. Questo secondo webinar dedicato agli aspetti contabili segue quello del 27 di settembre scorso. Ecco, insomma, nel frattempo poi c'è stato anche 20, scusate, settembre scorso, e c'è stato ancora del 27, c'è stato un primo webinar dedicato agli aspetti contabili. Oggi si è deciso di tornare sugli stessi temi, perché c'erano risposte che erano rimaste, diciamo, da un certo punto di vista inevase, e anche perché c'era stata una forte partecipazione da parte degli enti. E insomma, diciamo, ecco, così erano andati esauriti i posti disponibili. Anche oggi c'è un'ampia partecipazione, quindi abbiamo ritenuto importante, ecco, tornare a riprendere in parte i medesimi concetti, visto che, insomma, tante interrogative avevano suscitato, ecco, insomma, anche cercare di chiarirli un po' meglio, come ci diceva Gian Piero. Ecco, insomma, l'altro elemento è dare risposta anche ai quesiti più rilevanti che erano emersi sul tema dei comuni, aderenti alle unioni dei comuni, e permettetemi di dire un po' al tema anche delle gestioni associate, che poi in parte assorbe anche questo tipo di aspetto. Ecco. Venendo al programma di oggi, è un programma, in effetti, come vedete, piuttosto semplificato e sintetico, ecco, insomma, e quindi sostanzialmente la prima parte è una parte di carattere più generale che riprende, ecco, i contenuti già espressi 15 giorni o sono, però in modo più, insomma, speriamo, ecco, più articolato, in modo che possa lasciare meno interrogativi ai clienti che ci ascoltano. E poi dopo partire da quelli che erano i quesiti delle unioni, che erano peraltro arrivati anche prima del 20 di settembre, insomma, che poi abbiamo anche in qualche modo, ecco, ripreso. Naturalmente le slide
e il materiale a supporto è presente sul sito di IFED, e così come sarà presente anche quello di oggi, con la consueta efficienza, ecco, insomma, nel giro massimo di 24 ore poi vi ritrovate tutto. Ecco, insomma, oggi arriveranno tante immagini o domande anche oggi, e naturalmente è difficile che nel tempo che abbiamo a disposizione riusciamo a dare risposta esaustiva a tutte, e quindi l'idea è che sia quelle dell'edizione del 20 che quelle di oggi, a cui non è stata data puntuale risposta, finiranno in un documento, ecco, che sarà poi pubblicato sempre sul sito di IFE. Questi sono naturalmente i due webinar che ci sono stati. Il primo tenuto io, sempre assieme ai colleghi che mi hanno preceduto, Chiara, Giampiero e Mauro, e il secondo riguardava gli aspetti degli appalti, che poi, insomma, anch'io ho ascoltato come uditore, mi è sembrato particolarmente importante perché ha fatto un excursus di carattere generale e poi dopo è andato anche sul dettaglio. Per quanto riguarda la gestione, ecco, uno dei quesiti che poi è molto ripetuto, è molto sentito, anche riguardo alla classificazione contabile, ecco, di queste spese. Noi l'altra volta abbiamo dato un'indicazione sintetica dicendo che l'avviso per la migrazione al cloud e quindi le spese per il cloud, come parere da Arconet, vanno classificate al titolo primo della spesa. E altre, diciamo, erano spese in conto capitale. Ribadiamo questo concetto precisando però un aspetto, cioè a comandare è il piano dei conti, il glossario del piano dei conti, le regole contabili, quindi bisogna vedere cosa stiamo acquistando. Allora, diciamo che siccome si tratta dell'implementazione o dell'avvio di nuovi servizi, e che l'ipotesi è che il fornitore, come posso dire, intervenga sul nostro gestionale o con altri gestionali e che poi dopo implementi questo tipo di servizi che devono avere una stabilità, cioè non sono servizi che noi implementiamo per poter e che poi vanno dismessi una volta erogati i fondi, eh? Insomma, naturalmente noi implementiamo questi nuovi servizi, che sia l'integrazione con dei nostri servizi con l'app di IO o con lo SPID o la CIE, oppure che sia il pago PA e quindi un'implementazione di tutti i nostri servizi all'interno del pago PA, sono servizi che vengono attivati e restano, e diciamo, ecco, insomma, la fattispecie ordinaria è quella di un'integrazione ai software che noi abbiamo, agli applicativi che abbiamo in concessione d'uso. E quindi, diciamo, è tendenzialmente una spesa di investimento. Se però io sto acquistando, diciamo, qualcosa che è chiaramente, palesemente, una cosa che non è una spesa di investimento, perché mi viene venduto un abbonamento a un servizio, e quindi io, come posso dire, il fornitore mi dice: guarda, questa cosa, io ti do questo servizio, te lo attivo, e costa X da oggi ai prossimi 3 anni, il canone mensile è questo, quindi la spesa è questa. È chiaro che in questo caso, se mi trovo di fronte a una spesa che è corrente, naturalmente la contabilizzo come una spesa corrente, anche se è l'avviso di pago PA, anche se è l'avviso delle notifiche digitali. Però, se ad esempio io sono notifiche digitali, il mio fornitore, diciamo, mi attiva una funzionalità nel mio software per le notifiche della sezione del codice della strada, che mi consente di generare PDF firmato che va in piattaforma, di andare a interrogare la piattaforma man mano che questa, adesso stiamo parlando di una cosa che ovviamente ancora non c'è, però diciamo, ecco, da questo punto di vista l'ipotesi, che l'ipotesi ordinaria si tratta di una spesa di investimento in beni immateriali, ecco, insomma, quindi a comandare il nostro piano dei conti. Di norma sono spese di investimento, con l'eccezione del cloud, ma così come Arconet, nel rispondere al quesito che era stato posto dal Dipartimento, dice: guardate, la migrazione al cloud è di per sé una spesa corrente, quindi va codificata nel piano dei conti apposito,
Per le altre occorre questo tipo di verifica, è di norma una spesa di investimento, ma fatto salvo che, come posso dire, noi poi nella contrattualizzazione col fornitore non stiamo facendo qualcos'altro, ecco. E quindi non si tratti di un incremento di immobilizzazione immateriale, di un'implementazione del nostro software, del software in concessione d'uso o di altre formule, ma di una mera spesa corrente, allora in questo caso la contabilizzare come spesa corrente. Nel momento in cui noi la contabilizziamo come spesa corrente, anche per, diciamo, ragioni di semplificazione, procedo a classificare in modo corrispondente anche l'entrata, cioè quindi anche ai fini della redazione del prospetto degli equilibri è opportuno che entrata corrente finanzi spesa corrente, entrata in conto capitale finanzi spesa in conto capitale, in modo tale che quando poi vi trovate a fare il prospetto degli equilibri non vi trovate in difficoltà. Laddove però voi aveste inserito un'entrata in conto capitale che mi finanzia la spesa corrente, beh, la inserirete come una di quelle voci che dal punto di vista normativo finanzia la spesa corrente. Però ripeto, questa è, diciamo, solo un'estrema razza in cui, come posso dire, non ho seguito, ecco, una regola di carattere generale che mi fa coincidere, diciamo, le quadrature degli equilibri di parte corrente o conto capitale. Quindi ribadisco, di norma le spese per gli avvisi al cloud sono in conto capitale e quindi metto anche l'entrata in conto capitale. Sul cloud sono di parte corrente e la relativa entrata è entrata corrente. Quando ho spesa corrente anziché spesa in conto capitale, metto la spesa corrente al titolo primo e l'entrata che la finanzia dell'avviso, in questo caso al titolo secondo. Avremo un'esemplificazione pratica delle slide finali. Vincoli sulle entrate, anche questo è un tema, se vogliamo, ecco, insomma, molto ricorrente, ecco, insomma, quindi molto molto ricorrente. Allora, sono entrate vincolate, come funziona il vincolo di cassa, come funziona il vincolo di competenza, devo mandarle in avanzo vincolato, quant'altro. Cerchiamo di fare chiarezza, ecco, insomma, ribadendo concetti che erano stati espressi. Allora, questi contributi sono entrate vincolate, così come le altre risorse del PNRR. Da questo punto di vista a nulla rileva il fatto che finanzino spese correnti o spese in conto di investimenti, sono sempre entrate vincolate. Diciamo che di nuovo valgono, cioè non dimentichiamoci che noi continuiamo a operare sotto il 118, cioè con la regola di armonizzazione contabile. Il vincolo di cassa si costituisce soltanto se noi riscuotiamo il contributo prima di pagare le spese connesse. Quindi, se noi paghiamo prima di ricevere le somme, si costituirà il vincolo di cassa. Ma dato che questa è una forma di rendicontazione lump sum, cioè quindi semplificata, per cui io ricevo il contributo una volta che ho raggiunto i risultati, e questi sono verificati dal team di PA Digitale e dai loro partner, è ragionevole pensare che, come posso dire, difficilmente pagherò, riscuoterò prima di avere pagato. In un mondo però, ma questo ci torneremo anche su questo concetto, diciamo, in un rapporto corretto, ecco, col fornitore, cercherò di avvicinare quanto più possibile queste fasi, ecco, insomma, quindi di, nel rispetto del codice dei contratti, evidentemente, quindi con clausole contrattuali compatibili col codice dei contratti, di avvicinare la fase del pagamento ai fornitori con quella del raggiungimento dei risultati, ecco, cioè in modo tale che la finestra temporale tra i pagamenti e la riscossione del contributo siano naturalmente il più breve possibile. Il vincolo di competenza si forma, cioè abbiamo parlato di quello di cassa, e quello di competenza si forma. Quando si forma il vincolo di competenza? Anche qui torniamo alle regole contabili del 118. Si forma se io vado a accertare un'entrata già esigibile, quindi ho un'entrata accertata e scaduta in termini di esigibilità, riscosso o meno, e non ho un'obbligazione giuridica perfezionata in parte spesa. A questo punto, se io ho un'entrata accertata e esigibile e non ho l'obbligazione giuridica, si forma avanzo vincolato. Regole generali, quando è che mi si forma l'FPV di spesa?
si forma quando ho un'entrata accertata e scaduta e ho un'obbligazione giuridica perfezionata non esigibile, cioè quindi l'esigibilità dell'entrata viene prima da quella della spesa. Negli avvisi del PNRR l'esigibilità dell'entrata è nel momento in cui raggiungo i risultati e quindi, diciamo, è anche molto prossima alla riscossione. Sapete, c'è un iter che è simile per tutti gli avvisi in cui io, come posso dire, raggiungo i risultati, vengono verificati e mi vengono erogate le somme. Poi c'è il modulo da mandare su, la certificazione, la documentazione, insomma, vabbè, dopo naturalmente c'è tutta una, diciamo, questa fase ovviamente ha una sua articolazione molto rigorosa, ma questo è il meccanismo. È evidente che l'esigibilità dell'entrata non è con l'assegnazione di questa entrata, ma è una forma di rendicontazione lump sum. È nel momento in cui raggiungo i risultati, a quel punto è esigibile. Poi, dal momento in cui ho raggiunto, al momento in cui riscuoto, cioè, possono passare dei tempi tecnici legati alla verifica, alla domanda, alla trasmissione della documentazione. Per questa ragione, difficilmente si forma un vincolo di cassa o di competenza, perché l'entrata ha un'esigibilità, come posso dire, che non è immediata al momento in cui mi erogano il contributo, ma è spostata al momento in cui verifico il risultato, come abbiamo già detto. Per questa ragione difficilmente si costituisce un vincolo di cassa e difficilmente ci sono ragioni per costituire un FPV. Non è escluso in termini assoluti che ci sia un FPV. Potrebbe essere che, come posso dire, verifico, raggiungo i risultati, li verifico e quant'altro, e, come posso dire, non ho ancora, però, non ho ancora un'obbligazione giuridica esigibile col fornitore, ma è molto difficile. Si tratta di ipotesi più scolastiche che pratiche. Quindi difficilmente si forma l'ipotesi di vincolo di cassa, di vincolo di competenza o di FPV. Quindi il contributo lo si accerta quando perfeziono l'istanza, mi hanno ammesso, faccio l'accettazione prendendo il CUP e quindi vado a accertare quell'entrata. L'accerto con esigibilità all'esercizio in cui io presumo di raggiungere i risultati. Io oggi metto qui, gli avvisi danno dei tempi massimi per contrattualizzare il fornitore per realizzare le attività. Oggi io mi metto qui e valuto i tempi in relazione a questi massimi. Naturalmente non è detto che io debba metterci 4 mesi più 8 mesi, degli avvisi più brevi oppure gli altri che hanno tempi più lunghi, ecco, insomma. E quindi vado a, diciamo, identificare la presunta esigibilità di questa entrata. La presunta esigibilità di questa entrata potrà essere spostata in avanti o indietro con gli strumenti che attualmente sono previsti dalla disciplina contabile e dall'articolo 175 del TUEL, con la variazione di esigibilità che posso fare in corso d'esercizio per portare in avanti o indietro. Cioè per spostare in avanti o indietro rispetto agli esercizi futuri. Oppure in sede di accertamento ordinario per naturalmente trascinare in avanti l'esigibilità di esercizi precedenti. Una volta che io ho raggiunto questo vincolo, ho raggiunto i risultati e sono stati verificati, poi vado a riscuotere il contributo, a questo punto quell'entrata non è più vincolata. Non ho più un vincolo, perde il vincolo, diventa un'entrata, questa eventuale eccedenza, e poi a questo punto perde il vincolo. Attenzione, dipende a questo punto, devo andare a verificare se rispetto al contributo che ho ottenuto ho speso di più oppure di meno. Se ho speso di più avrei già dovuto naturalmente integrare le risorse per portare al raggiungimento del risultato. Se io ho speso di meno, mi si crea un'eccedenza di risorse rispetto a quanto ho. A questo punto, una volta raggiunti i risultati, quel vincolo viene a perdersi e questa è una differenza rispetto ad altri bandi, cioè è una prerogativa della rendicontazione col sistema lump sum, che ha naturalmente tanti pregi e anche qualche, non dico difetto, qualche caratteristica che dobbiamo conoscere.
E quindi questa eccedenza però resta un'entrata non ricorrente. È un'entrata una tantum, evidentemente. Non è che questa entrata magari, ecco, insomma, e quindi c'è questa volta qui, ecco, insomma, e quindi non può di per sé finanziare spese a carattere permanente, indipendentemente dal fatto che io l'avessi iscritto a titolo quarto o titolo secondo, cioè è un'entrata non ricorrente. Cosa diciamo noi rispetto a questa eccedenza? Che raccomandiamo di utilizzare l'eccedenza per potenziare, integrare la transizione al digitale. Cioè, quando mai abbiamo visto un numero così consistente di risorse con gli obiettivi che io poi, non è il campo mio, ma insomma Giampiero che ci ascolta ce lo potrà confermare, ma anche chiaro agli altri, estremamente ambiziosi del codice dell'amministrazione digitale. E quindi il consiglio che noi diamo è di impiegarle in questo modo, ma non è un obbligo, è un'opportunità che abbiamo, diciamo forse unica, naturalmente, per poterlo fare. Anche in veste di una sostenibilità pluriennale di questo tipo di spesa, cioè, come posso dire, privilegiando, come posso dire, investimenti che possono poi ridurre, ecco, la spesa negli anni successivi, ecco, perché poi questo è un tema di carattere generale. La domanda delle domande: come faccio a anticipare, posso non anticipare queste spese? Come faccio a non anticipare? Allora, in termini di cassa, dovrò fare dei contratti con i miei fornitori legati al raggiungimento di obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Queste cose ce le ha dette la collega, la docente del precedente corso, e ci ha spiegato attualmente che non posso mettere clausole nel contratto che dicono il pagamento subordinato alla riscossione del contributo. Evidentemente posso prevedere che il compenso o una parte significativa del compenso sia legato al raggiungimento dei risultati. Questo è il tema. In termini di competenza, devo cercare di fare coincidere l'esercizio di visibilità dell'entrata con quello della spesa. Questo è più facile a dirsi che a farsi in concreto, ecco, insomma, naturalmente io devo valutare separatamente e poi congiuntamente, diciamo, queste due ipotesi. Quando penso di raggiungere l'obiettivo, come lo raggiungo, cioè, quindi da una parte quando penso di raggiungere, dall'altra come lo raggiungo, cioè col mio fornitore, come arrivo a quel risultato, in che esercizio ci arrivo, e cerco di farli coincidere, nel rispetto delle disposizioni contabili. Non c'è una deroga, cioè non è che queste regole derogano i principi contabili, restano vigenti i principi contabili. Quindi abbiamo detto che l'entrata si accerta con quell'esigibilità, la spesa si va a accertare con le esigibilità che sono previste naturalmente nelle posizioni contabili relativamente ai servizi e ai beni e servizi, ecco, insomma, quindi all'effettuazione delle prestazioni. Io devo cercare di avere una coincidenza, e quindi oggi io aderisco al bando, diciamo, alla nuova edizione di un bando di avviso digitale. Siamo a ottobre e dico, beh, il bando mi dà 8 mesi, 3 mesi per contratto, 4 mesi per contrattualizzare, più un altro 8 per raggiungere i risultati. So già che il risultato non lo raggiungo nel 2022. Contabilizzo entrata e spesa nel 2023. Naturalmente devo verificare che il contratto che ho col fornitore, come posso dire, non, insomma, sia coerente, ecco, con questo tipo di, diciamo, esigibilità di spesa che io vado a presumere. A questo punto evito naturalmente di dover anticipare in termini di competenza e risorse. E poi col contratto che vado a fare col fornitore a, diciamo, avvicinare il più possibile i tempi tra la riscossione del contributo, il pagamento del fornitore e la riscossione del contributo, evitando evidentemente anticipazioni che possono anche essere rilevanti, perché poi quando andiamo a prendere in cloud queste voci, evidentemente si tratta di importi che cominciano a essere molto rilevanti, ecco, insomma. Questo è un pochino il tema. Io ho tenuto a fare questo tipo di
a riprendere questo tipo di concetti perché erano quelli emersi con maggiore vigore, maggiore forza. Ecco, insomma, quindi classificazione della spesa, utilizzo dell'eccedenza, anticipazione di risorse. E quindi, diciamo, la conoscenza, ecco, di questi concetti ci può consentire, diciamo, di raccogliere questa sfida, ecco, insomma, e quindi, come posso dire, di gestire al meglio, ecco, insomma, fare in modo che la contabilità, ecco, come posso dire, possa registrare correttamente le operazioni e anche, diciamo, consentire di raccogliere la sfida della digitalizzazione. Si tratta di risorse che sono diverse rispetto a quelle dell'altro PNRR, quello che va sul Regis. C'erano tante domande anche la volta scorsa, naturalmente oggi, come il 20 di settembre, non torniamo sul PNRR tradizionale, eh? Potrebbero, un domani potranno anche esserci progetti sul digitale che non sono lump sum e magari seguono un altro tipo di rendicontazione. Oggi parliamo di questo tipo di avvisi di transizione digitale. E questo è un po', diciamo, ecco, l'orientamento che abbiamo assunto. Le unioni dei comuni. Il 20 settembre erano già arrivati diversi quesiti da parte delle unioni dei comuni. Faccio una premessa che è doverosa, insomma, forse non spetta neanche a me, più neanche, ma insomma, diciamo che le unioni i comuni hanno un'autonomia giuridica e contabile, svolgono dei servizi, delle funzioni, diciamo, per i comuni associati. Qui non è che ci voleva la mesda per ricordarselo. Ecco, insomma. Diciamo che l'ordinamento giuridico favorisce questa gestione in forma associata, è privilegiata rispetto ad altre forme di gestione associate, tra virgolette, più soft, ecco, insomma, che possono essere la convenzione, l'accordo di programma e altre modalità. E quindi, diciamo, è la forma privilegiata. Gli avvisi ai comuni sono rivolti ai comuni. Ecco, insomma, quindi la grossa parte di avvisi che sono usciti, poi vediamo quelli che riguardano anche le unioni, sono state rivolte ai comuni. Per una precisa scelta, diciamo, di campo, ecco, insomma, i comuni sono stati in prima linea anche nella gestione dell'emergenza sanitaria e si sono attrezzate in fretta e furia per rispondere alle esigenze di servizi date alla cittadinanza. E quindi si è andati con avvisi rivolti ai comuni. Poi avete visto bandi rivolti a altri enti pubblici, alle scuole, altri enti pubblici, e una parte di questi bandi riguardano anche le unioni prese a sé stante, quindi come soggetto autonomo. Questa modalità di gestione degli avvisi rivolti ai comuni non esclude un ruolo ausiliario, una delega di funzioni ausiliarie all'unione dei comuni. Noi adesso abbiamo provato a ipotizzare, confondendo un po' anche magari le nostre competenze, perché io non è che mi occupo di CUP, di CIG, di appalti, ecco, insomma, però provando a delineare un possibile percorso che non è esclusivo ed esaustivo, perché i colleghi dell'unione che ci ascoltano sono sicuramente preparati su questi aspetti, per l'adesione a un avviso al digitale, cercando di mantenere una coerenza tra quelle che sono le norme contabili e le procedure. Allora, l'ipotesi è l'avviso è uscito ed è rivolto ai comuni, non prevede in questa fase la partecipazione per le unioni. In questo caso il comune acquisisce un CUP, lo acquisisce col template dello specifico avviso. Abbiamo già detto la volta scorsa, ma questo l'abbiamo conosciuto col PNRR, ci sono dei template specifici per, diciamo, i CUP per il PNRR. A questo punto io acquisisco un CUP. Il CUP è relativo a acquisto di beni e servizi. Questo è perché viene generato con questa modalità. Non è generato come trasferimento di risorse, è generato come beni e servizi. A questo punto io iscrivo l'entrata e la spesa nel mio bilancio con i riferimenti all'esigibilità di cui ci siamo detti prima, e contabilizzo poi conseguentemente e classifico questa spesa in modo coerente con il CUP che sono andato a prendere. È il CUP a nominare il RUP, il responsabile unico del procedimento. Il CUP, scusate, se viviamo in un mondo di acronimi, io do per scontato, che tutti riconosciamo, il codice unico di progetto. Che poi il CUP nominato dal comune procede anche a certificare la regolare esecuzione di questa prestazione. E questa è un'attestazione che noi dobbiamo mandare quando andiamo a richiedere l'erogazione del contributo.
La spesa a questo punto viene sostenuta dal comune che riceve le fatture. Le fatture che ricevo dal fornitore che vado a contrattualizzare, ricordiamo che il fornitore che contrattualizzo poi va generalmente messo nella piattaforma, ecco, del PA digitale, ma questo, diciamo, è un aspetto meramente pratico, ecco, insomma, per cui i colleghi di PA digitale possono sicuramente aiutarci. Ecco, e la fattura naturalmente a questo punto ha una sua tracciabilità, ha con sé il codice CIG e CUP ed è una fattura intestata al comune. L'Unione però, a uno mi dice, scusa, a questo punto l'Unione che cosa fa? Cioè, giusto per capirci, perché se fa tutto il comune? No, in questa ipotesi, e ripeto, è un'ipotesi che io faccio di percorso possibile, che non è esaustiva del mondo, naturalmente, nostro, però diciamo ritengo coerente, diciamo, con le procedure contabili. La Unione può fare la stazione unica appaltante, evidentemente, e andare a scegliere il fornitore, che può essere anche unico per tutti i comuni aderenti all'Unione, se ci sono le condizioni per avere un unico fornitore, altrimenti l'Unione, come capita, a volte fa una procedura per conto di uno dei comuni associati e a volte le fa per conto di tutti i comuni associati. A questo punto il comune, supponiamo che lo faccia per tutti i comuni aderenti all'Unione, prende un CIG per la procedura di gara fino all'aggiudicazione o alla stipula. I comuni che hanno delegato l'Unione prenderanno poi un CIG figlio, sono questi CIG legati, come posso dire, come fosse un accordo quadro, ecco, diciamo, noi mutuiamo come Unioni questo tipo di orientamento. Se invece l'ho fatto per solo un comune, io mi prendo il CIG per la gara e poi il comune subentra nel CIG, se è un'ipotesi one to one, ecco, diciamo. L'Unione quindi fa, diciamo, la selezione. Aggiungo io, perché no? Ecco, insomma, nella selezione prevede anche un capitolato, prevede anche, ecco, insomma, le condizioni, diciamo, contrattuali che poi vengono stipulate dal singolo comune. Naturalmente molto cambia se siamo al di sotto dei 40.000, di sopra, le nuove soglie e quant'altro, insomma, le modalità. Questo aspetto appalto già chiarito dalla collega che ha fatto il webinar del 27, che insomma verranno ripresi nei webinar successivi. L'Unione però non ha finito il suo compito, può anche svolgere le funzioni del DEC, cioè del direttore dell'esecuzione del contratto, e assistere il povero RUP comunale che evidentemente, come posso dire, necessita di un supporto, sia nella fase evidentemente della scelta del fornitore, ma anche della contrattualizzazione del fornitore, ma anche poi nella verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione. Ecco, insomma, e quindi vado a svolgere questa tipologia. Ecco, insomma, le funzioni del direttore dell'esecuzione dei contratti sono peraltro previste nel codice dei contratti pubblici, non spetta a me. In questa ipotesi, che ripeto, non è compito, non è esaustiva, non è esclusiva, non è la formalità, diciamo, però, diciamo, è coerente, diciamo, col fatto che l'avviso è rivolto al comune. E quindi a sostenere la spesa è il comune, non è l'Unione. L'Unione fa la procedura di gara, contrattualizza, ma contrattualizza, cioè si preoccupa degli aspetti contrattuali, ma il contratto, evidentemente, la spesa transita sul bilancio e l'entrata sul bilancio del comune. Naturalmente è scontato che l'entrata viene riscossa dal comune, i risultati vengono verificati, può essere la stessa Unione naturalmente a curare la fase di verifica dei risultati, ecco, insomma, quindi delegata a entrare in piattaforma e inserire, ecco, questo tipo di ipotesi. Nel caso di eccedenza di risorse, cioè il comune ha speso meno, valgono le regole di carattere generale, voglio dire, io ho speso di meno, ho un'eccedenza, ci auguriamo tutti, ecco, di risorse, ecco, insomma, naturalmente le posso trasferire poi all'Unione per proseguire il processo di transizione al digitale, se è l'Unione il veicolo preferito per questo tipo e ho delegato, come è nella grande, come in tante realtà, ecco, insomma, poi sono emiliano di residenza, la mia regione, ecco, insomma, pur lavorando in Lombardia, la mia regione ha privilegiato la gestione associata in Unione dei servizi informatici, e quindi questa sicuramente può essere un'ipotesi che si va a sostenere. Qui ci sono, questo è un quadro che non è manco un quesito, ma diciamo una risposta a una serie di quesiti che erano arrivati al tema dei CUP e dei CIG,
insomma, quindi pub derivato, pub figlio, padre, insomma, questo tipo di aspetti. Questa è un'ipotesi che insomma, è coerente ecco, con l'ordinamento. Domanda di un comune, noi abbiamo conferito i servizi all'Unione, quindi i contributi sono trasferiti all'Unione che svolge tutta l'attività. Noi inseriamo in bilancio questo trasferimento come contributo agli investimenti. Io non ritengo corretta questa classificazione perché non è coerente col CUP che io ho preso. Io ho preso un CUP per beni e servizi e secondo me dovrei rispettare questo tipo di vincolo e quindi contabilizzare questa spesa non come trasferimento ma come bene e servizio. Naturalmente questo non toglie che l'Unione può svolgere tutta una serie di figure ausiliarie. Nel caso in cui i comuni hanno conferito la gestione dell'informatica all'Unione e quindi trasferiscono all'Unione, quest'ultima è tenuta a seguire le regole e i progetti del PNRR. Qui sono due aspetti distinti. Quindi le risorse per i comuni, per gli avvisi ai comuni della transizione digitale sono iscritte sul bilancio del comune che hanno la spesa, non la rendicontano questa spesa e quindi naturalmente poi qui noi ci troviamo nel fatto che, come è noto, la rendicontazione dell'AMPSAM non prevede una rendicontazione, però attenzione che poi dopo noi quando attestiamo il raggiungimento dei risultati diamo atto che abbiamo tracciato la spesa, abbiamo fatto tutta una serie di cose, per questo dico c'è maggiore coerenza. Nell'ipotesi prospettata il comune rispetta gli obblighi previsti, inclusa la tracciabilità delle spese dell'entrata, iscrivendo le spese con la classificazione contabile, l'apposita nomenclatura, quindi i capitoli hanno la nomenclatura prevista nella circolare 29 della RGS, missione, intervento, il CUP e quant'altro. L'Unione in questo caso, ripeto, nell'esempio che noi abbiamo fatto, non mette questi fondi nel proprio bilancio, mette soltanto le proprie risorse se partecipa ai propri avvisi. L'Unione può partecipare agli avvisi, evidentemente, e quando partecipa all'avviso per gli altri enti pubblici rispetta le regole che valgono anche per il comune, nomenclatura, codifiche, esigibilità, vincoli, tutte quelle che abbiamo visto, classificazione della spesa. Le unioni sono destinatarie ad oggi, diciamo, sull'implementazione di SPID e la CIE, poi probabilmente fosse anche un'altra, magari qui dimentico. Insomma, comunque non è escluso che in futuro abbiano ulteriori ecco, possibilità motu proprio, perché poi le unioni, come posso dire, in alcuni casi quando prendono la funzione da parte del comune la gestiscono nell'ambito del proprio bilancio con una propria autonomia e quindi, come posso dire, erogano questo servizio ma come se fossero titolari di secondo livello di questo servizio e quindi in quel caso potranno partecipare. Certo, la scelta fatta di avere come beneficiario il comune può comportare delle modifiche organizzative rispetto alle modalità di gestione che ci sono in Unione. Su questo è evidente che è uno sforzo di natura organizzativa ed anche una forzatura per certi aspetti rispetto alle prassi in essere in Unione, ma questo è, diciamo, la logica di questi avvisi e, diciamo, credo che valga la pena di fare uno sforzo organizzativo per andarsi a prendere queste risorse, ma non per prendere risorse di per sé, ma per riqualificare i nostri servizi. Dobbiamo indicare PNRR emissione componente investimento e CUP. Questa obbligazione, questa nomenclatura obbligatoria per i bandi anche al digitale, sì, è obbligatoria anche per i bandi al digitale. Cioè gli obblighi di classificazione previsti nella circolare RGS 29-2022 che contiene un allegato, lo dico perché tanti che ci ascoltano sono ragionieri, altri no, insomma facciamo un po' tutti i lavori diversi, ma è una circolare che a mano letto molto importante. A manuale molto importante che riguarda proprio gli obblighi contabili. Alcuni sono soltanto per i progetti che vanno a Regis, altri riguardano un pochino più. Ecco, domanda. Nel caso migrazione, la domanda è un po' sempre la stessa, ecco, fondamentalmente. Ecco, insomma, migrazione al cloud, nel nostro caso non rileva il nostro bilancio, cioè noi trasferiamo le risorse all'Unione, poi l'Unione fa il contratto col fornitore, no, cioè l'avviso è rivolto al comune. Gli archivi che migrano devono essere quelli del comune, attenzione perché poi dopo, ripeto, al di là della classificazione contabile, noi dobbiamo poi anche sempre preoccuparci di come andremo a
verificare i risultati, cioè se noi spostiamo sul cloud gli archivi del comune X aderente all'Unione, quando andiamo, può essere l'Unione che si occupa materialmente per conto mio della rendicontazione, ma devono essere trasferiti gli archivi del comune, non quelli dell'Unione, ecco, insomma questo è un po' il tema. Il giro contabile segue quello, diciamo, concettuale. Domanda ancora più delicata, se vogliamo, ecco, insomma, è appena uscito il bando delle notifiche digitali, della piattaforma per le notifiche digitali, ci sono due servizi da candidare, di cui uno obbligatorio è quello del codice della strada. Noi abbiamo questo servizio in Unione, possiamo partecipare? No, la risposta può essere anche brutta, non possiamo partecipare se le sanzioni che noi notifichiamo sono sul registro dell'Unione, cioè è l'Unione a notificare. Se invece l'Unione notifica, come posso dire, per conto del Comune e la notifica esce intestata con la carta del Comune, in questo caso l'Unione fa una mera funzione ausiliaria, sì, ma per come la conosco io, no, cioè nel senso che di solito le Unioni, è l'Unione che notifica la sanzione del codice della strada o anche eventualmente altre sanzioni di polizia amministrativa. In questo caso, se noi siamo nell'ipotesi in cui l'Unione è lei a notificare la sanzione del codice della strada e la notifica è fatta dall'Unione sul registro dell'Unione, non può partecipare il comune aderente. Poi, anche se ha fatto domanda, magari non accetta il contributo e non è via dal CUP. Ecco, insomma, c'è questa problematica. È una problematica nota alla PIA Digitale, al Dipartimento della Transizione Digitale, nota d'ANCI, nota d'IFEL e naturalmente, come posso dire, a voce, perché poi alla voce dovrà seguire poi atti concreti, si stanno valutando, ecco, soluzioni rispetto a questo tipo di... Non chiedetemi se è una soluzione interpretativa, se è un avviso nuovo, che tipo di avviso è, insomma, certamente la problematica è nota e si sta lavorando per sistemarla. Poi gli amici di ANCI, di IFEL e del Dipartimento sono in buon ascolto, ecco, insomma, naturalmente raccoglieranno per ciascuno, per il proprio ruolo, questo tipo di indicazioni. Altre gestioni associate. Le indicazioni che stiamo dando, che erano state date il 20 di settembre, quelle che diamo oggi, valgono anche per le gestioni associate, aree vaste, le aree interne, le comunità montane, le gestioni associate. Sì, tendenzialmente sono valide anche per questi soggetti. Cioè, l'esempio è, come posso dire, se io ho in gestione associata la Polizia Municipale e sono il Comune A e sono il capofila e il Comune B, come posso dire, gestiamo in forma associata la Polizia Municipale e quando io notifico le sanzioni per... cioè, facciamo l'esempio del pago PA che forse è un pochino più semplice. Ecco, devo stare attento, ad esempio, che notifico il pago PA sul comune e le sanzioni vanno tutte sul comune A che poi fa il riparto, ci possono essere evidentemente, ecco, valgono un po' le problematiche che ci siamo detti anche prima, quindi quel tipo, e questa è una problematica. Invece lato, invece non problematica ma lato soluzione ai problemi, ecco, vale lo stesso tipo di ragionamento. Sono i singoli comuni che aderiscono agli avvisi e quindi noi dobbiamo verificare fin da subito, la concreta ipotesi di andare a raggiungere i risultati singolarmente, attestarli singolarmente, e anche la coerenza rispetto alle posizioni contabili, tracciabilità di queste spese e di entrate. E quindi il fatto che noi abbiamo un Q del comune A, del comune B, che dice acquisto un bene o un servizio, ho preso un fornitore, è coerente che il bilancio, come posso dire, abbia una classificazione simile. Nel caso in cui alcuni comuni non ancora aggregati volessero procedere a un percorso unitario, è possibile pensare a un accordo di programma finalizzato a sola gestione? Sì, possono prevedere. Allora, ci sono da un lato gli obblighi di aggregazione in materia di appalti, non entro perché è un vespaio in cui non voglio entrare, ecco, sulla gestione associata, gli obblighi di aggregazione in materia di appalti. E all'altro ci sono le forme di collaborazione previste dal testo unico. Insomma, quindi, ripeto, è senz'altro possibile convenzionarsi, fare accordi, gestirle in forma associata,
rammentando che il comune resta titolare e attuatore dell'intervento. Quindi possiamo delegare sicuramente funzioni ausiliari. Insomma, certamente trovare un supporto nell'associarci e, come posso dire, individuare professionalità. Valgono le regole già dette. Sul CUP qualche, diciamo, funzionario più preparato della gestione associata può svolgere funzione di direttore di esecuzione dei contratti, la gestione associata può anche svolgere la gara, la procedura di gara, e insomma, quindi si possono prevedere forme di gestione associata, ecco, da questo punto di vista. Quesiti dei comuni, andiamo abbastanza velocemente, diciamo, alla discesa, ecco, della nostra chiacchierata, ecco, quesiti dei comuni. Qui ci chiede il riferimento contabile e giuridico per poter dire che è una cosa in capitale o è invece è una spesa corrente. Allora, il riferimento, diciamo, specifico unico che abbiamo è la pronuncia di Arcola, ma è molto rilevante, la 49 sulla migrazione al cloud. Per il resto, come abbiamo già detto all'inizio, valgono le regole contabili generali. Noi abbiamo un piano dei conti, abbiamo un glossario del piano dei conti, abbiamo dei principi contabili. Per quanto attiene alla classificazione delle spese, valgono sia l'1 che il 2 che il 3, il delegato 4.1, 4.2, 4.3, che ci dicono tutta una serie di cose, e anche il piano dei conti integrato. Abbiamo detto, di norma, sono, le spese sono investimenti, perché sono sviluppo di sistemi informativi. E quindi, diciamo, questo contributo, però attenzione, non copre i successivi costi di gestione. E quindi io implemento il servizio, devo fare attenzione in generale alla sostenibilità delle spese che io sto andando a contrattualizzare, ecco, insomma. E quindi, come posso dire, la parte di implementazione, di investimento, di sviluppo del nostro sistema informativo è un titolo 2. Se poi questo mi genera negli anni a venire una spesa, diciamo, di manutenzione, perché io ho migliorato, ho integrato alcune funzioni del mio applicativo che mi consentono di mandare notifiche, che mi consentono di predisporre l'avviso per il pago PA e anche di essere integrato con la piattaforma regionale o quella che è, per poter riprendere dentro il mio gestionale sia quello della contabilità che quello dei tributi, piuttosto che quello della sanzione del codice della strada, e di dialogare. Beh, bene, questi sono investimenti perché sono implementazione. Poi il fornitore mi dice: guarda, io te lo implemento, costa 1.000 euro, sappi però che poi per mantenerlo dall'anno prossimo devi pagarne 10 tutti gli anni. Questi 10 non sono oggetto del finanziamento, io devo andare a fare una valutazione, diciamo, in concreto da questo punto di vista. Come sostengo queste spese negli anni successivi? Come faccio? Ecco, insomma, quindi devo andare a verificare. Sì, questa verifica che io, ma la devo fare su tutti gli investimenti che vado a fare. La faccio quando penso di fare una scuola nuova, sono obbligato a farla, me lo obbliga il principio contabile e mi obbliga a disposizione del PNRR, cioè a valutare la sostenibilità di questo tipo di spesa anche sugli anni dopo. Qui naturalmente andrebbero privilegiate soluzioni contrattuali che, diciamo, che massimizzano, cioè che posso dire, la soluzione che mi porta a costi di gestione sugli anni successivi inferiori. Quindi attenzione alle formule di abbonamento, perché la formula di abbonamento magari è molto conveniente oggi perché spendo poco per raggiungere il risultato che vado a verificare, ma poi dopo, se devo mantenerlo quel servizio e la forma di abbonamento non cara sugli anni dopo, poi quella spesa devo far fronte con risorse mie. Ecco, insomma, quindi sempre devo fare questo tipo di cose. Qui è un aspetto legato alla migrazione al cloud e mi si chiede, ecco, se posso contrattualizzare uno o più fornitori. Ho messo questo quesito per dirvi: sono quesiti che dovete mandare a PA Digitale, ecco, insomma, che, e quindi che può aiutarvi da questo punto di vista. Se migriamo due servizi diversi, posso anche avere due fornitori. Immagino ragionevolmente che probabilmente quello che gestisce i tributi e quello che gestisce, che ne so, le rette della scuola sono due software diversi, e quindi li porto in cloud e magari ho due fornitori diversi. Questo è possibile. Vi invito però su queste questioni di tipo pratico a rivolgervi senza remore, ecco, al Dipartimento. Poi, naturalmente, se ci fossero difficoltà, IFE e ANCE naturalmente supportano i comuni. Quanto durano questi contratti? Devo contrattualizzarli per un minimo di anni.
c'è un minimo di 5 anni per il cloud e gli altri avvisi. Come possiamo certificare la regolare esecuzione se il contratto dura tanti anni? Allora, questo lo rammento. Io non so se poi era sfuggito, ma in praticamente tutti gli avvisi del cloud c'è scritto che attenzione, perché noi, ma questo concetto mi sembra logico e scontato, noi questi servizi li dobbiamo tenere 5 anni decorsi dal rimborso, cioè una volta che noi abbiamo incassati dobbiamo tenerle per 5 anni, fino al 31/12 del quinto anno in cui abbiamo incassato. Questo perché ci sono verifiche, che possono essere verifiche del Dipartimento, dell'unità di Audi, ma della CIE e degli organismi interessati. È evidente che, come posso dire, non ho preso i soldi, prendi i soldi e scappa, faccio il raggiungimento. Non è questo ovviamente il risultato. Ricordiamoci però che da questo punto di vista, ai fini della riscossione del contributo, non rileva il fatto che io abbia fatto un contratto quinquennale. Non è che dico, io a questo punto faccio un contratto quinquennale, come faccio a testare la regolare esecuzione se finisce fra 5 anni? No, ai fini della riscossione del contributo non rileva, non è necessaria la sussistenza di un contratto pluriennale, né devo andare a testare, ma anche perché poi banalmente non starei ovviamente nei tempi che mi ha dato il Dipartimento. Insomma, vanno però tenute queste implementazioni, naturalmente sia per consentire agli organi, diciamo, di controllo, di effettuare le loro attività, le loro verifiche, che anche per trovare soluzioni sostenibili e valide nel corso del tempo. Chiaro che, pur non essendo obbligato, posso contrattualizzare fin da ora il fornitore, ecco, so, quindi trovare una formula, come posso dire, necessaria al raggiungimento delle verifiche esterne. Devo aggiornare il DUP per il PNRR digitale? Sì, ecco, diciamo, come posso dire, c'è una circolare che non esclude questi contributi, quindi entrano nel perimetro del PNRR, per cui devo andare a fare gli aggiornamenti al DUP. Magari, come posso dire, posso cogliere l'occasione, ho aderito e una volta che ho aderito vado ad aggiornare i contenuti del DUP. Magari aderisco ora, sto preparando il DUP 2023-2025 e vado a aggiornarli. Vi rinvio al manualetto dell'RGS che dice cosa dobbiamo andare a verificare. Sezione strategica sulla sostenibilità degli investimenti, la sezione operativa, ci sono obiettivi legati, operativi legati naturalmente alla transizione digitale, credo che tutti li abbiamo. E anche, e questo è scontato, la programmazione di beni e acquisti, perché di beni e servizi, gli acquisti del programma biennale, se superano gli importi, come in molti casi succederà, di 40.000. Vado molto velocemente, sono già sforando, ma purtroppo sono ancora tanti comuni collegati, credo che sia di interesse. In esercizio provvisorio ci sono deroghe agli impegni di spesa relativi al PNRR? Sì, valgono, cioè vale lo stesso impianto derogatorio previsto per il PNRR in generale, e qui lo ricordo, articolo 15,4 bis del DL 77/2021, che prevede che gli enti che si trovano in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio fino al 2026 possono iscrivere in bilancio i finanziamenti realizzati agli investimenti. Per la parte corrente una deroga specifica c'era già da questo punto di vista, naturalmente, quindi che sono quelle che sono previste nei principi contabili, naturalmente stante il tenore di questa indicazione posso variare, ma poi la posso impegnare. Io credo che, sebbene non sia scritto da nessuna parte, sia ragionevole pensare che, ammessa l'ipotesi di variare il bilancio di esercizio provvisorio per ingressare, ecco, scusate questo neologismo, in entrata questi contributi e finanziare le spese, sia anche possibile impegnare, altrimenti poi, come posso dire, tutto perderebbe un po' di significato. Se il tipo di rendicontazione è risultato, vuol dire che dobbiamo anticipare i pagamenti. Qui ripetiamo un concetto che abbiamo già espresso. Attenzione ai contratti che andiamo a fare con i fornitori. Privilegiamo forme di pagamento al raggiungimento dei risultati. Capitoli, codifica dei capitoli PNRR. Come procedo all'integrazione della codifica per inserimento di interventi sostenuti? Vado a modificare il PEG. Io credo che questa modifica possa essere adottato con determinazione del responsabile del servizio finanziario. Non ci sono variazioni sugli stanziamenti, ecco, insomma. Però, come posso dire, se anche fatto un atto di giunta, grossi problemi non ci sono. Ecco, insomma, quindi l'organo esecutivo ha una sua competenza residuale,
magari mentre faccio altre variazioni al PEG vado anche a modificare la nomenclatura. È obbligatorio inserire nel nome del capitolo il CUP, se così fosse avremmo tanti capitoli per ogni avviso. Sì, noi queste spese del PNRR, questi avvisi rientrano nel manualetto famoso dell'RGS e quindi che è stato fatto a norma di legge, per cui la perimetrazione è operata. Qui in questo caso se c'è un'unione di comuni e l'unione svolge funzioni delegate non deve fare la perimetrazione, lo farà per i propri avvisi. Codifica dei capitoli del PNRR. Come li codifico? Era già stato evidenziato. Allora, diciamo che, esempio qui, per il cloud, ecco, abbiamo la codifica in parte spesa specifica, ecco, insomma, che ci ha dato Arconet, che poi naturalmente questa è una codifica di quarto livello, poi dobbiamo andare a declinarla, ecco, nella codifica di qui. Sulla spesa di investimento, ad esempio, sviluppo software e manutenzione evolutiva per le spese relative agli altri avvisi PNRR. Ripeto, queste sono indicazioni di larga massima che poi vanno verificate nel concreto quando si vanno a vedere i singoli contratti che andiamo a fare con i fornitori. Un esempio di utilizzo. Allora, noi abbiamo detto che è opportuno, ma non obbligatorio, mantenere una destinazione su quelli che sono gli impieghi necessari alla transizione, sia di completamento delle attività che per altre spese connesse alla realizzazione del CAD. Però è un consiglio. Certamente non ci posso pagare, come posso dire, le imposte, non ci posso pagare l'IRAP sugli stipendi dei dipendenti, ecco, insomma, ordinari, ecco, insomma, questo è un'entrata non ricorrente, come tale mantiene questa destinazione. E i canoni degli anni successivi posso utilizzare l'eccedenza di entrata. Gli avvisi finanziano di norma solo la migrazione e l'attivazione del servizio. L'avviso per la migrazione al cloud finanzia anche il primo anno del cloud e naturalmente non si ritiene possibile finanziare i canoni manutentivi perché si tratta di spese a carattere permanente. Quindi, come posso dire, va vista la situazione in concreto, andrebbe visto i contratti che vengono fatti, in linea di massima si tratta di entrate non ricorrenti che noi abbiamo peraltro già riscosso, ecco, insomma, avremo già riscosso nel momento in cui abbiamo raggiunto il risultato, quindi sono entrate una tanto che finanzieranno spese a carattere non permanente. Accertamento di avvisi della transizione al digitale, occorre registrare l'accertamento al momento dell'ammissione, cioè prima del CUP o dopo il decreto. Noi riteniamo che sia il momento dell'accettazione, possa essere un momento, ecco, in cui si va a accertare questo finanziamento. Attenzione, registrazione dell'accertamento con imputazione all'esigibilità della verifica del risultato. Avvio delle attività, sono le ultimissime domande. Avvio delle attività, qual è la data di avvio di finanziamento da considerare? Qui l'esempio era sull'1.4.3 che è il pago PA. Noi, come avvio di questa attività, è la data d'affidamento del servizio o la data della prima fattura? Qui parliamo di attività già avviate dal comune, ecco, insomma, quindi cioè, i bandi prevedono in alcuni casi il finanziamento di attività già avviate. Noi riteniamo che questa sia la fase di individuazione del fornitore, che può essere l'affidamento, il contratto, insomma, a seconda anche della tipologia di appalto. Potremmo avere interventi in economia, o meglio, più che interventi in economia, un intervento realizzato direttamente dall'ente, e in questo caso così, ecco, insomma, ripeto, però su questi aspetti è corretto e opportuno che intervenga poi il Dipartimento, anche per dare, come posso dire, indicazioni molto concrete ai comuni e molto anche pratiche, ecco. Potrebbe essere l'ordine del servizio che viene dato al dipendente per realizzazione dell'attività. Ecco, insomma, quindi ho dentro il sistemista una lista e dico guarda, fammi quei collegamenti lì, cioè, queste sono le cose da fare. Una fonte documentale sarà pur sempre necessaria. Ecco, insomma, io ho chiuso un pochino i ragionamenti fatti, naturalmente sforando come sempre rispetto ai tempi che mi sono dati. Qui di nuovo questa slide è assolutamente identica rispetto alle precedenti, con le indicazioni. Vedo che siamo ancora più di 900 e ci sono tante domande a cui dare risposta, alcune probabilmente poi suscitate dalle slide stesse, ecco, insomma, quindi richieste di chiarimenti rispetto alle slide stesse. E quindi naturalmente, come posso dire, anche
diciamo così, ecco un po' il dibattito, che poi è la cosa più preziosa che viene fuori anche da questo tipo di corsi. Naturalmente, purtroppo, la modalità del webinar, insomma, un po' naturalmente frena un pochino questo tipo di aspetto, ma come già diceva Alessio all'inizio, l'idea è di fare poi un documento, ecco, in cui vengono raggruppate le domande per temi, ecco, insomma, naturalmente. Riguardare con un pochino di calma anche chi le fa in questo momento, naturalmente, sempre un po', ecco, insomma, le fa un po' di corsa perché è una chat, quindi ce le leggiamo con calma, andiamo a verificare e coinvolgiamo chi di dovere, se ci sono da coinvolgere gli amici del dipartimento piuttosto che anche gli amici della ragioneria che, insomma, che ci hanno anche naturalmente dato il loro supporto e per poter, diciamo, consentire ai comuni e alle unioni di affrontare questo tipo di sfida. Nicola. Per ulteriori requisiti, in fondo trovate, più che il mio nome, che non serve a molto, ecco la chiocciola della Fondazione. Assistenza armonizzazione @fondazioneifer.it, la mail, ecco, diciamo, del servizio di IFER, a cui, e potete mandare anche qui ulteriori quesiti, ne erano arrivati in realtà anche dopo il 20 di settembre, ecco, insomma, su tematiche attualmente afferenti alla gestione contabile, Sì, anche del Nicola, in effetti avrei detto appunto l'indirizzo di mail dove scrivere per eventuali ulteriori quesiti. Hai detto tutto tu, sinceramente non c'è bisogno di aggiungere altro. Io, se possibile, Alessio, solo Come un no, secondo, solo Giampiero, un prego. secondo. Ti avrei Volevo. lasciato la linea adesso, infatti, per i Ah, bene, saluti e ci grazie. mancherebbe. Era semplicemente per ricordare che, insomma, appunto, e rimarcare quello che ha detto Nicola sul fatto che faremo in modo tale appunto di rispondere con un documento più approfondito e dettagliato e che possa poi generare un interesse maggiore per i nostri comuni, insomma, ecco. E quindi ti chiederei appunto di chiudere, salutando anche Chiara, che non vedo, ma insomma Daneo, e ringraziare tutti quanti i partecipanti, perché effettivamente ancora sono sotto i 900 che ci stanno ascoltando. Giampiero, a te la Grazie conclusione. Alessio, grazie Alessio. Io volevo soltanto dire due parole sul tema delle unioni. Il tema delle unioni è stato oggi affrontato in maniera più, completa rispetto a quanto potevamo farlo la volta scorsa. Ho dato un'occhiata alle domande pervenute, alle quali daremo risposta. Evidentemente, alcune risposte che noi abbiamo dato oggi possono non essere completamente soddisfacenti, per esempio quella relativa alla partecipazione all'avviso sulla piattaforma delle notifiche digitali. Ma come avevamo detto sia io, ma anche il Dipartimento Trasformazione Digitale, Chiara Daneo, il tema è un tema che è affrontato in questi giorni. Quindi tutto potrà accadere tranne che il tema delle unioni e l'eventuale mancata partecipazione dei comuni facenti parte di un'unione ad alcuni avvisi. Ecco, tutto potrà accadere tranne che questo tema non sia gestito. È un tema che è in gestione e noi speriamo che, di poter in qualche modo comunicare degli elementi in qualche modo attesi, favorevoli. Tutto ciò che è possibile fare. E sarà fatto. Come Dipartimento Finanza Locale dell'ANCI abbiamo attivato in sinergia il Dipartimento Innovazione dell'ANCI, abbiamo ragionato e stiamo ragionando a livello tecnico con il Dipartimento. Quindi l'auspicio è di dare delle risposte ancora più soddisfacenti. Io non ho altro da dire e complimenti alla presentazione di Nicola Rebecchi e grazie a tutti i comuni che ci hanno voluto accompagnare in questa maratona intensa di 1 ora e mezzo a questo punto. Alla prossima. Grazie. Grazie mille anche da parte mia. Alla Ecco, infatti sì, Chiara, prossima. un saluto da parte tua, sì, Ok. e Alla prossima. assolutamente, e alla prossima. Mauro, anche a te, se ci senti, un saluto finale, altrimenti chiudiamo. Assolutamente sì, grazie a tutti. E appunto, c'è un appuntamento per i prossimi webinar. Ne stiamo già organizzando il secondo sulla gestione degli appalti e poi attraverso appunto i canali ANCI IFEL vi daremo per tempo comunicazione dei prossimi appuntamenti. Grazie e arrivederci a tutti.